No, vabbè, assolutamente. No, ero concentrato sulla prossima intervista perché è un'intervista importante, sontuosa, oserei dire, sì, perché Sontuosa è bella, il un'intervista contesto è sontuosa. Che interessante. La chiesa di San Domenico è sontuosa. meraviglia, ma Sì, che lì bellezza. riposano le spoglie del giudice Falcone. A lui è dedicata questa Medea insolita scritta da Luciano Violante. È appunto la protagonista è Viola Graziosi che Che è in collegamento con noi, lo sai, possiamo grazie iniziare a a parlare in Nicola streaming. Conticello, l'ufficio stampa, Giuseppe Di Pasquale, il regista, fa una pausa adesso durante le prove ed è con noi. Eccola. Ciao, Eccoci. buongiorno. Tra 2 minuti, mi sa di sì. Tra 2 minuti la presenteremo di nuovo ufficialmente in radio. Intanto ti vediamo in quella che è una delle piazze più belle della nostra città, che è quella proprio antistante la chiesa di San Domenico. Viola, grazie, grazie. Ho insistito ieri con Nicola Aspetta un secondo, Conticello. Viola, prova a parlare. Aspetta, l'abbiamo Mi persa. sentite? Ecco, Adesso sì, adesso ok, sì. perfetto. Ho insistito, ho detto per favore, falla uscire dalla chiesa, facciamo il collegamento live dall'esterno e poi rientra. E quindi grazie davvero per questo dono e questo regalo che ci fai. No, bravo per aver insistito, sono cose importanti, per cui ho chiesto e Giuseppe Di Pasquale mi ha dato l'ok. La chiesa è qui, Sì. proprio davanti a me, e adesso pioveva ma si è fermato e quindi sono qui con voi. Devo Ho dire sacrificato molto felice, Giuseppe. molto emozionato. Come sta? Viola, ho sacrificato Giuseppe Di Pasquale per l'intervista, appunto perché lo abbiamo avuto ospite a gennaio, quindi pochissimo tempo fa. E quindi abbiamo anche i tempi reggimentati in radio. Ci piace moltissimo averti con noi per presentare questo lavoro assolutamente inedito, particolare. Cioè, tu dal teatro vai in una chiesa che poi è una chiesa simbolo per questa città. Ma guarda, poi sì, ci sono tante cose, veramente tante cose da dire, tante cose che mi emozionano. La prima volta che sono entrata in questa chiesa, comunque con la consapevolezza di quello che sarei venuta a farci, era a dicembre quando ero qui al Biondo e l'impressione è stata un'energia, un'ondata di emozione grandissima. Ho detto, wow, come faccio a recitare qui? Ma per tutto quello che contiene questa chiesa di bellezza e di simbolo e di storia. Viola, Per adesso cui ti dobbiamo ripresentare da capo perché per adesso siamo in streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla musica c'era la radio. Sta finendo il brano, quindi ti presentiamo anche per chi ci ascolta soltanto in FM, non ti vede, ma vuole sentire attraverso le tue parole questo racconto. Torniamo subito. E dopo aver ascoltato The Alan Parsons Project, e quindi aver fatto questo tuffo negli anni Ottanta, torniamo ai giorni nostri, torniamo all'attualità, torniamo proprio a Palermo, in particolare in Piazza San Domenico, anzi, entriamo praticamente dentro la chiesa. sì, entriamo dentro la chiesa perché appunto è il luogo scelto per una rappresentazione assolutamente insolita, nuova. È la Medea scritta da Luciano Violante per la regia di Giuseppe Di Pasquale, nostro amico e gradito ospite. Ne parliamo appunto con la protagonista, l'attrice Viola Graziosi, che ringraziamo ancora una volta per aver dato uno stacco alle sue prove e essere uscita in questa splendida piazza San Domenico per raccontarci appunto l'anteprima di questo importante evento organizzato da Andrea Peria. C'è lo zampino di Pietrangelo Buttafuoco, so tutto perché sono Però miei fratelloni. Viola. facciamocelo raccontare da Viola, intanto benvenuta. Ciao, bentrovati, ben ritrovati. Sono felicissima di essere qui e dicevo molto molto emozionata perché ci sono veramente tante tante cose importanti. Poi parlarne oggi che è l'8 marzo, la festa della donna, ancora di più mi fa onore proprio perché Luciano Violante ha voluto in qualche modo regalarci qualcosa che per me è parte della sua storia e del suo percorso e quindi una sorta di testimonianza attraverso delle figure femminili che appartengono al mito. Abbiamo iniziato con Clitemnestra,
che sta girando già, che ha debuttato quest'estate ai Cantieri dell'Immaginario all'Aquila e che è stato anche a Morgantina, in tanti meravigliosi siti siciliani. Adesso invece debutta La Medea, che è stata scritta anche proprio in occasione del trentennale della strage di Capaci e che debutterà qui giovedì alle 19:30 alla chiesa di San Domenico, proprio davanti alla tomba di Giovanni Falcone. Hai fatto benissimo a sottolineare, questo ci dà ulteriormente il senso della scelta del luogo per questa rappresentazione. Viola, sono molto curioso di questo lavoro scritto tra l'altro da un ex magistrato, da un politico che è stato anche e soprattutto presidente della commissione antimafia, per cui anche la scelta di questo luogo dove si legano per certi aspetti due mitologie, quella arcaica e quella contemporanea. È un esperimento veramente insolito che sono certo sarà veramente dai risultati straordinari. La scrittura di Luciano Violante è potente, è visionaria, è poetica ed è politica, per cui la cosa bella è che poi riguarda la nostra storia, la storia dell'Italia, la storia della Sicilia e in questo caso anche molto la storia di Palermo, per quello è un onore poter essere qui per ricordare, perché il teatro diventi un'occasione di condivisione, di resonance, o resonance come dice Peter Brook, quindi di cuori che battono all'unisono, di rito laico, in questo caso poi veramente nel luogo più adatto, perché la storia ci insegni e perché le parole siano semi che ciascuno può custodire e solo il teatro, penso, ce le mette in atto in questo modo e può renderci partecipi di un'esperienza comune, per cui non si viene per vedere uno spettacolo, si viene per partecipare, per essere parte attiva, perché la parola che cosa fa? Suscita l'immaginario. In realtà in teatro non c'è niente, non è successo niente, non muore nessuno veramente, non si uccidono i figli veramente, e quindi usiamo però l'immaginario che ci viene appunto dalla Grecia antica, quindi gli archetipi, per arrivare a fare un ponte, a riconoscere noi stessi oggi e a costruire un immaginario del presente, perché è quello che noi abbiamo nel nostro conosciuto, nel nostro bagaglio, e quindi che la nostra mente insieme al nostro cuore e alla nostra emozione possono costruire. Questo ci rimane, questo è il seme che per noi è importante condividere. E allora l'idea, proprio in questo periodo dove la tecnologia ci sovrasta, dove si parla di metaverso, dove chi lo sa, dove c'è la guerra, dove veramente tutto sembra molto sconquassato in qualche modo, però ecco, noi cerchiamo di fare proprio una semina del verso, nel vero senso della parola, perché poi le parole di Violante sono dei versi meravigliosi, e questa Medea ci può far sentire tanto di noi. Noi approfittiamo della musica da mandare alla radio, in questo caso ascolteremo Charlie. Sì, abbiamo preparato uno showreel di Viola, ma Riccardo potrebbe mandare anche la locandina dell'evento, che è appunto Medea alla chiesa di San Domenico, e poi raccontiamo su Facebook chi è Viola Graziosi. Ecco, intanto vediamo lo showreel. La route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins. Et tout ira bien là. Le vent nous portera. Sono in anticipo. Sì, ma non ti preoccupare. Grazie per avermi portata qui. Distrarmi un po' mi farà bene. Laura era come una sorella per me. Vi conoscevate da molto? Da quando ero entrata nella vita di Ristori. Verrebbe da pensare a un matrimonio di interesse. Non so se Laura mirasse a farsi sposare da un ricco. A 20 anni è difficile capire se si amino i soldi o chi li possiede. Però... Però? Quello che conta è ciò che con quei soldi ha fatto dopo, no? E Ristori l'amava? Sì, credo che l'abbia amata davvero. Laura è venuta da Wolf il giorno prima di morire. Me l'aveva detto, ma non mi ha detto il perché. Potrebbe dirmelo lei.
Vede, signorina, noi investigatori privati siamo un po' come i preti. Dovete mantenere la castità. Dobbiamo mantenere il segreto. Tutte le regole hanno le loro eccezioni. Fai whisky? On avait dit que tu buvais pas pendant la journée. Et pas quand le petit est là. Tu fais chier. Vieni a prendere il fidanzato, eh? No, un'amica. C'è Daniele che mi chiede sempre di te. Che tipo sei? Ma quale Daniele? Dai, quello che ti ha fatto gli occhi dolci, che lavora al negozio di sport. Sì. Ma quando c'è tu sta sempre qui. Eccola. Allora, domani, ciao. Ciao. Come stai? Ho avuto un periodo un po' così. Ma andiamo, Guido deve suonare. Chi è questo Guido? È il ragazzo di Ada. È uno, non so, studia, però è bravo, suona il pianoforte. Adesso suonerà qualcosa per il mio compleanno. Dai, andiamo. Laura mi voleva bene, si fidava di me. E io ho provato un immenso piacere nel tradirla. Aveva rovinato il sogno della mia vita. E adesso lei è morta e io sono viva. Non c'è nessuna prova contro di me, non potrete dimostrare nulla. Solo la ragazzina cinese poteva collegarmi a Corby, alla macchina e a tutto il resto. E la piccola è morta. E invece io sono qua. Non potete dimostrare nulla! Tu mi stai dicendo che non mi ami e non mi amerei mai. Si fa fare dell'usare a morte, se chi per frapperà ta porta. Ma infatti, a proposito, tu hai debuttato a 16 anni, ho letto nella tua biografia ti sei abbeverata di grandi maestri di teatro e poi a 17 anni il tuo debutto hai interpretato Ofelia nell'Amleto al Teatro Garibaldi di Palermo. E infatti qui volevo arrivare ancora più emozionata di questo grande debutto di Dopodomani, proprio perché è qui che io sono nata alla mia vita artistica, che è la mia vita. E per cui per me Palermo è veramente casa, è veramente radici. Io non ne ho altre, direi, nel senso che sono nata a Roma, ma mia mamma lavorava in Mozambico, per cui siamo ripartite quando ero piccolina, poi sono cresciuta in Tunisia. Insomma, ho trovato invece poi, avendo iniziato appunto presto, che ero ancora al liceo in Tunisia, liceo francese, però venivo a Palermo perché quel progetto Garibaldi di Carlo Cecchi, che è andato dal 96 al 99, andava da giugno a ottobre, per cui io perdevo qualche settimana di scuola, ma ero qui ed è stato veramente appunto la mia radice, la mia casa, la mia nascita, e quindi quando torno a Palermo la gioia è grandissima, ritrovo proprio gli odori, i sapori e tutto quello che mi riporta a quel debutto importante. E non dimentichiamo, Viola, anche il tuo ingresso nella più grande e importante scuola di teatro di Parigi. Sì, anche questa è stata una cosa molto bella, il Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, che si chiama Conservatorio perché era anticamente la scuola proprio di dizione, di declamazione di musica del re, e quindi ha mantenuto questa parola, il Conservatoire, che hanno fatto tutti i più grandi attori francesi, e insomma anche quella è stata una bellissima cosa, perché dopo un'esperienza così forte come quella con un maestro della scena quale Carlo Cecchi qui a Palermo, avevo anche bisogno di poter rompere delle frontiere ed arrivare anche altrove, poter fare esperienze diverse, per cui sono stata 10 anni a Parigi essendo poi bilingue. E anche quello è stato bellissimo, e la cosa bella è che continuo un po' a lavorare, comunque sono tornata in Italia perché secondo me qui abbiamo una bellezza e c'è veramente tanto da smuovere, da condividere insieme di cultura e di arte, perché ce l'abbiamo proprio nel sangue, diciamolo. Però ecco, è molto bello anche poter continuare a lavorare anche in Francia e avere questi scambi, che sono quello che ci arricchisce di più, no? Di vedere che insomma, quello che riguarda il nostro rapporto con l'altro, con anche usanze o tradizioni diverse, in realtà è un grande arricchimento per noi. Eh sì, è verissimo. Noi siamo felici e onorati di averti avuto qui con noi quest'oggi, Viola, anche se pure in collegamento. Grazie.
Giuseppe Di Pasquale non poteva fare scelta migliore per questa Medea contemporanea, per cui non vedo l'ora. Viola, ci saremo e davvero ti ammireremo. È una leonessa questa Medea. Immaginiamo. Non abbiamo dubbi. Brutta. Ma devo dire che il lavoro con Giuseppe è bellissimo. È bravissimo. Noi siamo trovati con la Clitennestra e quindi ora stiamo ancora più approfondendo la nostra conoscenza e questo scambio artistico molto forte. Lavoriamo benissimo insieme perché abbiamo proprio una matrice comune e quindi quando è così è molto bellissimo. Bello. Sono orgogliosi di lui, davvero. Grazie Viola. Mille Viola Graziosi. Ti lasciamo buon lavoro. Prove. Ciao. Grazie. Abbiamo la pubblicità adesso, poi torniamo per i minuti finali in diretta su Radio Inno.